Un saluto a tutti e ben ritrovati a The World 125 su Europa Universalis 4 con il nostro regno di Piemonte e Sardegna. Bene, stavamo nazionalizzando la provincia di Gorizia, adesso vediamo un po' cosa possiamo fare. Innanzitutto velocizziamo il tempo, mettiamo una 3. Abbiamo scoperto che l'ordine è stato cancellato, vabbè, ha cancellato anche l'Ucraina. L'Ucraina è stata creata? Dov'è l'Ucraina? Eccola qui, Ucraina. Io sarei attento a Putin, fossi in voi, perché qua puzza di marcia all'orizzonte. Ok, al momento dobbiamo aspettare solo la nazionalizzazione, cioè la possibilità di vassallizzare Mantova. Odio la città, odio chi ci sta, odio Mantova. Qua non mi interessa. Possiamo no. Io abbiamo dei richiami Linz e Abruzzi. Oh, su Linz anche. Beh, gli austriaci già da due episodi, quasi anche di più, se non, adesso non so quanti saranno quando li metterò a video, ma sono stati ben ridimensionati, a meno che non si uniscano con poi l'impero austro-ungarico. Ne sono usciti ben ridimensionati dalla nostra guerra. Dobbiamo assolutamente... dov'è militare? Eccolo qua, no, qua. Ok, dobbiamo assolutamente ripopolare la nostra manpower. Oh. We gain a cow trade dispute in Provence. No, però la Provenza no. Ok, voi unite, abbiamo un early caracca, abbiamo 5 caracche. No, caracche, poi abbiamo qua lightship, galea. Ok, mandiamoli a proteggere. Start patrolling, no. Sbagliato, mandala a Genova. Che volevo fare anche una flotta che è già stata creata, se non mi sbaglio. Esatto. Ok, perfetto. È già stata creata la flotta di protezione da questo lato. E ci creerei qualche altra bella nave. Ed aspettate. E non galee. Non ricordo se è la caravella quella. Inflazione, vabbè, non mi interessa. Per proteggere i trade, ok, la caravella. Mentre quella per proteggere nei mari stretti è la galea. Quindi facciamo delle galee. Vabbè, l'Austria rifiuta i nostri cose, perfetto. Tu rifiuti? Tu ti rifiuti di avere i nostri mercanti? Ah, c'era già l'embargo, non posso fare nulla. Ok. Ladislav von... è un militarista. Ostile, sei ostile nei nostri confronti. Sto tremando di paura. Abbiamo solo una legittimità del 18. Bisogna aumentarla un pisinin proprio, eh. Già. Vediamo se c'è qualche bella struttura che si può costruire. Building. Unique building abbiamo il March. Manpower increase. O se no abbiamo attacchi. Ma perché devo perdere per forza fino al 72, quindi 10 anni. Land discipline, vai, attacco è sempre la migliore. Però io vorrei rimettere subito a posto la situazione. Vabbè che è ancora più uno, quindi non lasciamo la più uno. Cosa stavo facendo? Volevo costruire qualcosa, tipo le manifatture. Weapon richiede coppia, richiede il rame o il ferro. A Firenze non possiamo farla, possiamo farla a Trento, ma certo che a Trento la possiamo fare, vai. Punti papali, avevo messo un po' di punti papali su questi due. Al momento sono ancora nostre, quindi boh, close. Velocizziamo che non sta succedendo assolutamente una mazza. Perché gli ottomani? Guarda, Napoli sta fabbricando con la Sardegna. Napoli! Napoli, non è manco un esercito a meno che non sia qui. Come ti permetti, Napoli? Con chi sei alleato, Napoli? Sei in guerra con la Boemia? E si è alleato con l'Austria e la Castiglia. Nemici Genoa, Papastet e Aragona. Papastet, Creta e Aragona. Noi di chi siamo nemici per curiosità proprio? Della Provenza, dell'Impero Ottomano e dell'Austria. Abbiamo come arrivare la Provenza. A sto punto metterei l'Austria. Austria. Molto bene. E gli ottomani perché ce l'hanno? Ah, perché ce l'ha dal mazzo. Quindi sì, gli ottomani.
Russia come rivali, la Francia anche molto bene, sì. E della Francia noi siamo alleati, quindi mettiamo come rivali Ottomans. Ottomans, molto bene. No, crea nessun vassallo. Ok, risblocchiamo, velocizziamo tutto l'ambaradan. Oh. Sì, active. Molto bene, abbiamo di nuovo 3. Francia, 50, 58 punti già. Porca miseria. Close. Vabbè, no, investiamo ancora un punticino in questo. Che sbloccati. Però vabbè, la potenza non posso più attaccarla perché... You can now invest in a new idea, la nuova idea economica di National Bank, oppure tecnologie. Siamo indietro avanti con questa tecnologia. Increase over the time più 5,60. No, ho assolutamente bisogno di punti amministrativi. Ho assolutamente necessità di punti amministrativi. Visto che stiamo guadagnando una paccata di soldi. Più 2. Sì, ti compro. Molto bene. La produzione aumenta del 10%. Molto bene. Adesso guadagneremo solo più 18, ma abbiamo 2 punti in più al mese. Gli amministrativi ci fanno sempre comodo. Abbiamo quello che abbiamo, questo non ci interessa. Possiamo costruire basic building, la courthouse. Non l'abbiamo praticamente fatta da nessuna parte. L'agenzia di spia l'abbiamo fatta. L'armeria l'abbiamo fatta ovunque, in Tirolo la facciamo. Counting house, local production solo in Lombardia. Trade depot, dobbiamo farlo qui e qui, assolutamente, poi non abbiamo più soldi, ok. Abbiamo un'economia proprio forte, queste... Oh, brilliant, ma cosa? Competitiva, abbiamo un vantaggio competitivo, mica anche vantaggio competitivo, le forze di Porter, madonna che noia. We will... Abbiamo un vantaggio competitivo fino al 67, ok, per 5 anni abbiamo un bel vantaggio competitivo. Raduniamoci tutti a Venezia. Anche tu interrompi il coso e vai a Venezia. Ok, grazie. Salvataggio, siamo nel 1563. Ok, unisciti. Protect trade Venice, vai. Molto bene, molto bene. La Croazia vorrei proprio farla tipo conquistare un po' di territori dalla Serbia, non dalla Serbia, da questi schiavi qua ottomani. Poi vado, c'ero anche su Roma, so. Oh, we have finally managed to convert Firenze. Lo so che abbiamo un coso, ma non posso spendere in questo momento. Abbiamo sempre un bel po' di alleanze, matrimonio anche con Mantova, matrimonio con la Croazia. Abbiamo 6 di 6 meno 0. Non abbiamo nessun bonus diplomatico. L'inflazione è altissima. Amministrativa, vabbè, 75 li vorrei spendere per ridurre un po' l'inflazione. Vedete infatti? Anzi, riduciamola ancora, fanculo. Ok, così l'inflazione è al minimo. Molto bene, adesso speriamo di fare quella tecnologia di merda. You can invest in a cardinal. Eh sì, posso investire in un cardinale, ma... Poi non ho più punti, aspetterei qualcuno di più... Tanto la Francia ne ha uno che uscirà presto, ne ho comunque uno, quindi... Ok. La nostra manodopera piano piano si sta... rinforzando. Io poi vorrei creare un altro esercito dopo che questo... l'abbiamo rinforzato. Dovrei creare un altro, visto che comunque il nostro limite adesso è bello elevato. Abbiamo un limite di 75 di terra, abbiamo 49 e 73 navali, quindi proprio a bomba, a bombazza. Qui ci danno 0,80, vabbè, più 200, più 195. Release your... No, no, che release? Release sto cazzo. Siamo i controllori papali, ma non possiamo diventare i difensori della fede. Qui stiamo aumentando. Qui avanti di 7 anni, quindi c'è tempo. È una fase un po' noiosa per adesso, che dichiara guerra subito contro Castiglia e Austria non ho nessunissima voglia. Anche se comunque siamo alleati pesantemente con tutti i nostri alleati, ci vedono più 106. Proprio friendly sono proprio amichevoli. Loro sono più 111 cordiali, quindi molto bene. E tu
friendly, quindi proprio i nostri alleati ci vedono di buonissimo occhio. Tu sei nostro alleato? No. Ma ci vedi comunque bene. Chi hai come rivali tu? L'Austria. Ok. Non so semplicemente cosa fare. Avanziamo proprio velocemente. Ma quanto ci mette Gorizia a diventare nazionalizzata, santo cielo? Questa è sempre l'idea di prima, no? È l'idea militare, quindi la farei. Pausa, ok. Oak Forest of Sheep, for the more punishing. Heavy Ship Combat Ability più 10%, vai. Ok, molto bene. Abbiamo anche più il crash dei Vaudois. Anche i Vaudois, che strage che hanno fatto i Savoia con quelli. Ok. Il prossimo è Savoyard Flexibility. E il motivo per cui non voglio fare l'Italia, che molti me lo chiedono, fai l'Italia, perché le idee italiane sono peggiori di quelle Savoyard, secondo me, di Savoia. Quindi vorrei per il momento mantenermi con una certa stabilità. Ok, abbiamo scoperto il Lyst Caribbean. Cioè, qui siamo 13.000, va bene. Abbiamo una nuova idea, penso. Costo di Spagna, la vediamo. Qua siamo avanti di 6 anni, a voglia, 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 voglia. Quindi facciamo e concludiamo questo con, aspetta, la Fast Negotiations. Quindi ci dà un National Trading Combo Modifier del più 10%, ok? Come task, come ricompensa finale abbiamo un mercante omaggio, che lo possiamo mandare proprio a Vienna. Perché qua stiamo mandando via coso. O forse ad Alessandria. Io lo manderei a Vienna. 735, sì, mandiamolo a Vienna. Transfert. Che abbiamo un sacco di commercianti, molto bene. Abbiamo preso il posto di Venezia, d'altronde. Cosa sta facendo uno dei nostri? Improve relation with Dalmazia, ok. Ok, lo stiamo mandando verso Venezia. Vai Pianca, non capisco una mazza. Ok, quindi stiamo andando tu Venezia, molto bene, molto bene. Così imparate, austriaci di merda. Oh, cos'è sta? Our ancestors are waiting. Recently began to doubt. Stanno iniziando a dubitare del nostro regno. Dobbiamo ricominciare a ricordargli chi è che comanda. Perdi 137, 5. Oh, che madonna. Don't make me remember my grandfather. No, 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 glory to our ancestor, più 20, almeno aumentiamo un po' i nostri antenati, molto bene. La terza opzione non mi fa ricordare mio nonno, si vede che lo odiavo. E qui non possiamo comunque investire in nulla. Ok, cos'è sta roba? E di nuovo questo no, dobbiamo fare l'idea, la tecnologia. Costruiamo degli edifici, road network, Piemonte, Lombardia. Ok, facciamo le strade. Oh sì, va bene. La Florida. Siamo solo un po' in ritardo nelle scoperte. Forse noi, magari loro le hanno già scoperte tutte, quindi le sanno. Siamo un po' in ritardo, quindi. Ah, che palle sti episodi. Danno un po' noia anche a me, ma. Come vedete dobbiamo riprenderci dalla guerra con l'Austria, ed è stata una guerra abbastanza pesante. Ah, dobbiamo anche mettere la nostra cultura in Istria, poi se non mi ricordo male. Non voglio investire in quest'idea, ma. Eh sì. Dobbiamo assolutamente farlo poi. Prima però faremo la. Come si chiama? La nostra tecnologia che ci serve assolutamente, perché siamo in ritardo dal punto di vista. Dal punto di vista. Dove cazzo è che si vedono le tecnologie qua? Dal punto di vista amministrativo siamo molto indietro, siamo all'11. Feudal Monarchy. Ma io posso cambiare poi anche lo stat il governo, se non mi ricordo. Feudal Monarchy. Change government.
Oh, calma, calma, questi autosabotaggi sembra che mi si impalli tutto. Non so se si può. Dispotic. Calma, pausa. Ci dà un meno 1 di rivolta e un giustificativo di meno 10%. Poi. Il governante regna fino alla morte, ok. Invece una monarchia amministrativa, io vorrei l'absoluti come disciplina più 10 proprio, madonna. You need absolute rulership 20, fa nel minchia, fino al 20 dobbiamo arrivare. Nulla. Possiamo fare o dispote, questo cosa ci vuole? Il 12, quello è esatto. Più 10 e più 5. Io questa la vorrei fare, perché Feudal ci dà più 10% degli incassi dai vassalli, ne abbiamo due, di cui questo andrà a scomparire. E più 10 il percento al coso di mantenimento, al manpower. No, poi cambiare proprio forma di governo non penso si possa. Va bene. Diventeremo una monarchia amministrativa appena faremo la tecnologia che sarà a breve. Quindi rivelocizziamo. Rivolte dove? Scusate perché. Perché abbiamo l'indipendenza di Urbino, vabbè, questo è Defeat Defecto Croazia, vabbè, patriottici, ma sono nostri tanto. Indipendenza del Trentino, no. No, 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 sono 5%, ma è poca roba. Non ci interessa al momento. Gorizia sta anche per essere nazionalizzata, quindi. Ok, Havana, cioccolatte qua. Ok. Rise up! Secondo me siamo alleati anche con gli ungheresi. Eh sì, siamo alleati con gli ungheresi. Infatti vedevo il suo territorio. Oh, ma porca miseria! He's under attack! No! L'ho appena detto! Porca puttana! No, dov'è il costi? No. Qui. Army manutenance. La manutenzione dell'esercito, via. Ok, vai, andiamo a fargli il culo a sì, però fermati un attimo in friuli, recupera un po' di morale, perché il tuo morale mi sembra proprio basso. La tua gorizia dovrebbe resistere. Intanto stiamo rifocillando l'esercito. Però qua stiamo perdendo uomini, quindi vai. Ok, via, fottiti. Mostro. Torna. Ah! Tutto sto lag della velocità del gioco. Pausa! Questi ci chiedono un matrimonio. Increase chance to have new year. Sì, va bene, vai. Vai qui. Questi ci chiedono il passaggio, va bene. Accetto, va bene. Oh, possiamo fare una tecnologia? Sì, can invest in new technology. Molto bene. Ok. Administrative Republic, Fine Arts Academy. Molto bene, molto bene, molto bello. Tutto molto bello. Qui ci manca poco per. Quant'è il limite di supply per l'esercito? Qui 58, ok. Quindi questo sarà il nostro esercito. Io adesso volevo vedere, mi sa che ci vogliono punti amministrativi però. Esatto, ci vogliono 100 punti amministrativi. E diventeremo una monarchia amministrativa. Sì. Quindi nel prossimo episodio, appena avremo racimolato i nostri punti amministrativi, diventeremo una bellissima. Adesso c'è qualche. Mi chiamiamo 103 punti. Castiglia, via nostra! Nostra, 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 sempre nostra. Ok, abbiamo anche investito in questo, possiamo diventare i difensori della fede? No, non mi interessa. Preferirei le barracks militari, no, trade yard. Facciamo nelle isole. Ok. Abbiamo il workshop, che l'abbiamo fatto solo in Lombardia, lo facciamo anche in Piemonte. Lo facciamo in tutta la zona qua, va? Ok. E ok, direi che per questo episodio è tutto. Nel prossimo diventeremo una monarchia amministrativa, come abbiamo detto. Rimanete sintonizzati, un saluto a tutti e alla prossima. Ciao ciao!